Vi ringrazierei intanto di aver sfidato tutti i virus pestilenziali che si aggirano per la città e di essere venuti qua. Intanto cominciamo, magari per chi non ha frequentato Belli ultimamente, a dire due cosettine proprio brevi brevi per accompagnarci poi nella lettura che ci possano essere utili nella lettura. Io comincerei con Belli proprio, con un sonetto di Belli che però è un sonetto di carattere, buongiorno, di carattere metapoetico, no? Nel senso che è un sonetto, è una poesia, però nello stesso tempo esprime concetti che poi ci aiutano a capire altra poesia. E questo sonetto ha un titolo molto significativo che è La verità. Naturalmente come può essere intesa dal popolano, dal parlante belliano, e dice così: La verità è come la cagarella, che quando te viene l'impeto e te scappa, hai tempo fia de serrà la chiappa e storce de tremà per ritenerla. E a così, se la bocca non s'attappa, la santa verità sbrodolarella t'esce fuori da sé, dalle budella. Fussi tu puro un frate della trappa, che ci avevano silenzio. Perché sa da sta zitti o di una miffa ogni qualvolta so le cose vere. No, a tempo e loco da griffà s'aggriffa. Le bocche nostre, Dio, le vo' sincere. E l'uomini gli mettono la biffa? No, sempre verità, sempre er dovere. Allora, nonostante qui l'attacco non proprio, diciamo, classicheggiante aulico, poi la seconda parte, diciamo, le terzine del sonetto ci fanno capire che nella poesia del Belli c'è, al di là di tutte le interpretazioni che sono state date, Belli reazionario, Belli progressista, Belli liberale, eccetera, eccetera, perché sono talmente tanti i sonetti e talmente vari che insomma ogni diciamo, interpretazione legittimata, c'è un qualcosa di fondo, un dato di fondo che è questa un'esigenza morale, una profonda esigenza morale. E questa esigenza morale è espressa proprio nelle due terzine, diciamo, che vi ho appena letto. Incontenibilità della verità. La verità, la realtà, eccetera, si fanno strada praticamente da sole, no? È quello che lui traduce poi nella sua poetica del monumento. Se voi leggete l'introduzione, qualcuno ha letto sicuramente l'introduzione dei sonetti romaneschi del Belli, sono 2379 sonetti che leggeremo tutti oggi, naturalmente. Magari neanche due. Allora, nell'introduzione Belli dice proprio che questo, no? Esprime questa formula, questa poetica del monumento e dice proprio così, dice io ho deliberato di lasciare il monumento di quello che è la plebe di Roma, non casta, non pia talvolta, sebbene devota e superstiziosa, apparirà la materia e la forma, ma il popolo è questo e io lo ricopio. Non per dare modello, per dare un modello, ma per lasciare un'immagine fedele di cosa già esistente e in più abbandonata senza miglioramento. No? Quindi questo è molto importante, quest'ultima parte, quando dice non più per dare, non certo per dare un modello, ma per dare un'immagine fedele di una cosa già esistente. Qui c'è praticamente quella che è la rivoluzione del Belli, una rivoluzione da intendersi non in senso ideologico, come dicevo prima, no? Ma in senso letterario, in senso culturale, in senso estetico. Cioè Belli che cosa fa? Propone nei suoi sonetti il popolo romano, la plebe romana, eccetera, ma non per subordinare questo popolo a un progetto politico progressista, un progetto politico di qualsiasi segno, ma per presentare quella che lui chiama, come abbiamo dato il titolo, diciamo, a questo incontro, la verità sfacciata. Quindi non c'è quello che mi rende particolarmente simpatico Belli, non c'è nessuna ombra di populismo, no? Oggi il populismo lo troviamo pure nei secchi della mondezza, insomma, no? Ecco, Belli non idealizza questo popolo, lo rappresenta così com'è. Con tutti i suoi difetti, con tutte le sue critiche, ci dà proprio quella che lui chiama in un altro sonetto che si chiama Il Prete,
la verità sfacciata, no? La verità sfacciata significa, dice certe cose in questo sonetto, alla fine la gente ricamata non le capisce e fra noantri soli se può trovare la verità sfacciata. Quindi la verità sfacciata non è il popolo come era stato presentato nella tradizionale diciamo letteratura popolare, fino a Manzoni possiamo dire, no? Anche lo stesso Manzoni in fondo subordina il popolo, che pure è al centro della vicenda, eccetera, a un progetto politico che è sostanzialmente liberale, borghese, cattolico liberale borghese, no? Il popolo di per sé, il popolo con la sua lingua, con la sua autenticità non c'è in nessun modo. Questo invece accade nel Belli ed è la prima volta, ma questo popolo, come dicevo, non solo non viene idealizzato, ma viene rappresentato anche con tutti i suoi difetti, con tutta la sua miseria, non? Con tutta la sua passività, con tutta la sua rinuncia a qualsiasi tipo di ribellione, a qualsiasi tipo di rivolta, eccetera. C'è la rivolta, c'è la protesta, sì, lo vedremo, insomma, c'è la parolaccia, c'è la trasgressione, eccetera, ma c'è poi anche una percezione di una fissità, di una immobilità, no? Questo mondo che rappresenta questa condizione di sofferenza, di sfruttamento, di ingiustizia, di disuguaglianza in cui la plebe versa, è una condizione che si associa anche al suo essere violenta, al suo essere superstiziosa, al suo essere opportunista. Quindi il popolo non è che ci dà soltanto, come facevano i populisti, no? le qualità per poterli poi edulcorare e inserire all'interno di un altro progetto, ma ci dà quello che è appunto quello che lui chiama la verità sfacciata. Questo popolo non ci si presenta però soltanto come quello che ho detto, no? In questa condizione fissata ab eterno, ma è un popolo anche che giudica il mondo e la vita e la società in generale, non soltanto se stesso, da un'ottica dal basso. La plebe giudica e valuta tutta l'esistenza, compresa la religione, compresa la Bibbia, compreso tutto il resto, da una prospettiva appunto che non è quella tradizionale. Quindi c'è una sorta di straniamento, una sorta di capovolgimento di tutte le cose. Come vi dicevo, i sonetti sono tantissimi, io naturalmente ne ho fatto una scelta. Adesso vediamo poi in base alle vostre capacità ricettive, alla mia capacità soprattutto di intrattenervi, diciamo quanti riusciamo a leggerne. Un altro soltanto introduttivo, volevo leggervi per farvi capire insomma come funzioni questa prospettiva dal basso, come funzioni questo giudizio della società, ed è intitolato Un bel gusto romano. Anche questo diciamo è un sonetto che possiamo definire metapoetico, perché qui c'è un popolano come al solito che parla, e però noi dietro questo popolano ci possiamo facilmente trovare il poeta, tutto sommato, no? E parla di una cosa che oggi peraltro è anche molto di moda, ancorché fastidiosa, no? E dice così, un bel gusto romano, tutta la nostra gran soddisfazione de noantri, quando erimo ragazzi, era alle case nove e ai palazzi de sporcaglie li muri col carbone. Qua disegnamio o ziffere o pupazzi, o ernodo de Cordiano e Salamone, là numeri o giugate d'astrazione, o parolacce, o fighe uberte cazzi. Oppure con un bastone o un sasso, un chiodo, famio all'arricciatura, qualche segno fonno in maniera che arrivasse al zoppo. Quelle so belle da per Dio de legno. Si becca adesso puro, me la godo, e sì c'è muro bianco, io glielo sfregno. Allora, qui si vede anche abbastanza facilmente che il muro bianco, diciamo, è il muro della ipocrisia, è il muro della convenzione, è il muro del formalismo, il muro di tutta quella ambiente, di tutta quella cultura accademica, formalistica, cioè di tutta quella società fondata sull'ingiustizia, fondata sulla teocrazia. Siamo nello stato della Chiesa che è, se possibile, nell'età della Restaurazione, prima metà dell'Ottocento, la nazione, il paese più oscurantista e più arretrato di tutta quanta l'Europa, che significava dire un po' di tutto quanto il mondo, no? Quindi questa volontà di dissacrazione, volontà di
di smascheramento, diciamo così, è espressa bene in questa volontà di fare qualche sfregno alla ricciatura, cioè all'intonaco del sepolcro imbiancato che viene appunto sfregnato, diciamo così. No? E allora cominciamo al nostro, ecco, vi dico soltanto un'altra cosa, io ho diviso questi sonetti per tre gruppi, no? Un primo gruppo che riguarda la Chiesa, quindi prelati, quindi cardinali, quindi papa, quindi religione, che è uno degli argomenti, diciamo così, più largamente rappresentati da questi sonetti. Una seconda parte, poi, che rappresenta voci popolari, no? Anche dissonanti, diciamo, vari parlanti popolari, guardati a volte con simpatia, a volte con vicinanza, con contiguità, eccetera, che si fanno, diciamo, quasi portavoce del sentire dello stesso poeta, dello stesso autore, diciamo così, no? E poi altri invece che sono parlanti che sono più visti con distacco, con presa di distanze da parte del poeta. In ultimo mi ero lasciato un altro gruppo di sonetti che sono quelli che in modo sbagliato hanno consegnato per tanto tempo Belli a una certa fama, cioè sonetti erotici, sonetti, diciamo, squadrasciati, sonetti che, insomma, io vi leggerò in parte naturalmente, ma il Belli grande non è lì, è anche lì, c'è qualche cosa lì di interessante, è comunque un poeta di grandissimo valore, quindi anche in quei sonetti si trova del bello e dell'interessante, però diciamo che se dovessimo cercare proprio il vero Belli, il vero poeta grande, eccetera, allora io questo terzo gruppo, diciamo, di sonetti l'ho intitolato, così tanto per darvi un'idea, erotismo da una parte, quindi Eros, e dall'altra parte Thanatos, però mi sembrava troppo, diciamo, elevato come titolo, e allora, diciamo, l'ho chiamato Carnevale e Quaresima, che più o meno è la stessa cosa. E vi leggerò alternativamente tre sonetti di quelli illeggibili, diciamo così, no? E tre sonetti invece quelli di carattere più riflessivo, in cui il pessimismo belliano, cioè la sua visione di questa immobilità, di questa decrepitezza, di questa impossibilità di uscita da una determinata condizione, emerge con tutta la sua nettezza. Allora cominciamo senz'altro, se no ci perdiamo in chiacchiere. Allora cominciamo con i sonetti, dicevo, di carattere che riguardano la Chiesa, e seguiamo una certa gerarchia, una campionatura naturalmente, quindi comincerei dai cardinali, dai cani ladri, come li chiamava con metatesi il popolano, per arrivare poi a quelli centrali del Papa, no? Le varie rappresentazioni del Papa, che è Gregorio XVI, no? Lui diceva: io voglio bene a sto Papa perché mi ha, diciamo, dato l'opportunità di poterne di male, sostanzialmente. No? Gregorio XVI è un po' quello che è Bonifacio VIII per Dante, no? Vogliamo fare un paragone, insomma, di un certo tipo, no? È l'idolo polemico, no? di questi sonetti. Allora, questo qui è intitolato, c'è un titolo significativo, è uno dei sonetti maggiori di grandissimo livello, ed è intitolato Li prelati e li cardinali. E dice così: Piede Gusto, guarda a uno tutti i cardinali e i prelati, e vederai che dei romani nati ce ne so pochi, o non ce n'è nessuno. Non si sente che Napoli, Belluno, Fermo, Fiorenza, Genova, Frascati e qualunque città, li più affamati li manna a Roma a coglionar digiuno. Ma sarìa poco male lo sfamarli, er peggio è che de tanti che ci trottano, li somari so più degli cavalli. E Roma, in dove vengano ad affonno e rinnegano Dio, rubbene e fottano, è la stalla e la chiavica del monno. Quindi è un sonetto di sinistra attualità, questo qui, diciamo così, no? E l'espressione finale mi ha ricordato, rileggendolo, quello che dice San Pietro incazzatissimo nel 27° del Paradiso, no? Quando
parlando di Bonifacio VIII, dice quelli colui che usurpa in terra il loco mio, dice tre volte, il loco mio che vaca nella presenza del figliol di Dio, fatta del cimitero mio, cloaca del sangue e della puzza. Ecco la cloaca che ritorna, no? Ultimamente Belli è stato paragonato anche a Dante. Passiamo allora a un altro sonetto dove questa condizione, questo rubbeno e fotteno, eccetera, e altre cose che ha descritto questo sonetto, si vede proprio in pratica. No? Il titolo parla molto chiaro ed è Er burdello scoperto, scoperto anzi. Burdello non sto a spiegare naturalmente. E questo è fatto un po' come un dialogo, no? Entrato er brigattiere in er bordello, gli se fa avanti serio serio un prete. Dice, chi siete voi, cosa volete? Dice, la forza, e porta lei in castello, la prigione. Dice, non lo sapete, Bersidello, con chi avete da fa? Non lo sapete? Aspettate un momento e vederete, tra tanto cacciate per cappello. Appena poi che l'avrete visto, dite a quel sor vicario del guazzetto ch'io non conosco for che il Papa e Cristo. Detto che ebbe a così, se cerco addosso, arzò la su mandritta sul zucchetto, se levò il nero e ci se messe il rosso. Cardinale, no? E quindi il cardinal vicario era il cardinale che sovrintendeva al buon costume, infatti veniva chiamato il cardinal ficario, non vicario. Oh, naturalmente, come dicevamo prima, il popolo spesso non reagisce, non ha alcun mezzo e neanche voglia nella sua rassegnazione di ribaltare lo stato di cose. Quello che si concede ogni tanto è qualche presa in giro, è qualche protesta, eccetera. È quello che capita, per esempio, nel Galateo cristiano, dove un popolano vede una carrozza dove c'è un cardinale, ancora una volta, e diciamo quasi quasi lo vio per culo, questo qui gli fa un inchino, eccetera. Poi lì all'improvviso gli viene l'estro che, dopo aver fatto l'inchino, ci aggiunge qualche cosa. E quindi, diciamo, questa situazione si evolve. Ve lo leggo. Incontrai ieri mattina a Via Leccosa un cardinale drento a un carrozzino che, se non fossi stato l'ombrellino, lo piavi per legno d'una sposa. Arvedemmelo lì per fare una cosa. Gli evorsi dunque dedicà un inchino e, messame la mano al berrettino, piegai il collo e caricai la dosa. E a ciò la convenienza non si sperda in smorfie, ci aggiuntai così alla lesta. Gli piace eminentissimo la merda? Appena sua eminenza se fu accorta del complimento mio, cacciò la testa e me fece de sì più d'una volta. Naturalmente era a una certa distanza e non sentiva, questo è ovvio da dire. Bene, io come campionatura riferita ai cardinali salterei, ma direi che può essere sufficiente, e passerei a quelli che sono i sonetti invece del principale, no? Cioè del Papa. Anche qui ce ne sono tantissimi, la mia scelta è personale, comunque credo che siano quelli, insomma, più importanti e interessanti. Il primo è La vita da cane. Questa Vita da cane è famoso come sonetto perché addirittura nel 1849 capitò nelle mani di Giuseppe Mazzini, no? Il quale Giuseppe Mazzini credette che Belli fosse dalla sua parte, insomma, cosa che invece nella fase finale, insomma, Belli diventò molto più reazionario. E qui il popolano, in maniera un po' indiretta, in maniera un po' ironica, difende a modo suo il Papa, no? La vita da cane. Asse chiamozio il suo, brutte marmotte. Non fa mai niente il Papa, eh?
non fa niente, accusive biassi in accidente, come lui se strabazza e giorno e notte. Chi parla con Dio Padre Onnipotente? Chi assorve tanti fide mignotte? Chi manda in giro l'indulgenza a botte? Chi va in carrozza a binidì la gente? Chi glieli conta li quadrini sui? Chi l'aiuta a creare i cardinali? Le gabelle per Dio non le fa lui? Soltanto la fatica da facchino de strappa tutto l'anno memoriali e buttarli a pezzetti nel cestino. I memoriali erano le suppliche, no? Quindi la gran fatica era quello di sbarazzarsi delle suppliche, evidentemente. E tra le competenze e le occupazioni della vita da cane c'era quello di andare a benedire la gente. E allora questo mi ha fatto venire in mente un altro sonetto in cui questa competenza, diciamo, questa incombenza del Papa si esplicita in una maniera molto divertente. Questo è intitolato E cioli testimoni. E qui è interessante perché si vede, oltre all'atteggiamento del Papa, anche quello della plebe, no, che lo circonda. Quando che il Santo Padre passò ieri per Pasquino, a tornare dalla Nunziata, stava con una ciurma indiavolata peggio di un caporal de granatieri e faceva una certa chiacchierata al cardinal Orioli e a Farconieri, che gli stavano a sede de facciata, tutte e due zitti zitti e seri seri. La gente intanto strillava a tempesta e lui de qua e de là dal carrozzone una benedizionaccia lesta lesta. Poi ritornava con le sue manone, aggistì a quelli, e quelli con la testa pareva che gli dassino ragione. Ecco, vedete, in questa benedizionaccia lesta lesta con le sue manone, che è un'immagine che rimane in mente, si misura proprio tutta la distanza, diciamo, tutto l'abisso che c'è tra le classi dominanti, tra il potere, tra i soprani del mondo vecchio, di cui il Papa è appunto un esponente famoso, e il popolo, diciamo, a benedizionaccia lesta lesta, tanto, e quelli sono contenti, poi, no, stanno lì tutti belli acclamanti. Quest'altro che vi leggo allude a un fatto molto diffuso allora, cioè il culto per le antichità, no? Siamo prima dell'Ottocento, eccetera, era stato da pochi anni prima scoperta Pompei, quindi c'era, a Roma c'era una grande tradizione, no, di archeologia e via dicendo. E era l'epoca in cui si dissodavano ancora terreni, eccetera. E in questo caso si parla di Campo Vaccino, quello che oggi è il Foro Boario, no? E si parla di una visita di Gregorio, il famoso Gregorio, a Campo Vaccino. Naturalmente Gregorio era un, diciamo, un ignorante totale, assoluto, non capiva un tubo di tutta questa materia, però naturalmente come uomo politico va lì per, insomma, far vedere che lui è presente, che è una persona di cultura, eccetera, eccetera. E questo sonetto ho avuto occasione di vederlo tradotto da un poeta inglese che si chiama Sullivan, il quale si è preso la briga di tradurre i sonetti del Belli in inglese. Voi dite, ma come si fa? Eppure devo dire che ci è riuscito, e in questo caso gli è stato chiesto, dice, ma come ha fatto? Presso gli inglesi che significa Gregorio XVI? Chi è? Come fa a parlare? E dice, sì, effettivamente io mi sono posto questo problema. Allora cercavo un ignorante di questa materia, eccetera, ho pensato di trasformarlo in Carlo d'Inghilterra. E quindi queste cose che dice Gregorio XVI l'ha fatta di a Carlo d'Inghilterra, praticamente, no? E allora ecco qua, Papa Gregorio agli scavi. Bene, diceva il Papa in quel macello degli due scavi de Campo Vaccino. Berbucio, bella fossa, bergrottino, belli sti serci, tutto quanto bello. E guardate un po' lì quel capitello, se meglio lo può fare uno scarpellino. E guardate un po' qui sto peperino, se non pare una pietra de fornello. E trattanto che il Papa, in mezzo a 100 architetti antiquari della corte,
a sternaver su savio sentimento, la turba, mezzo piano e mezzo forte, diceva: «Ah, sto sant'omo ha un gran talento, ah, un papa d'esto taglio è una gran sorte». Oh, e quest'altro sempre sul papa, sembra una scena di commedia, insomma, no? Lui Belli definisce i suoi sonetti dramma, dramma non nel senso di tragedia, no? Ma dramma proprio nel senso etimologico greco di rappresentazione, no? Rappresentazione che ha il tragico e ha il comico anche, quindi diciamo possiamo parlare di quella categoria che è il grottesco in qualche maniera, perché alla fine un papa così è una cosa tragica, però visto in questa maniera ci fa sorridere, quindi c'è un misto dell'uno e dell'altro, come c'era un misto dell'uno e dell'altro nell'animo del Belli, che era una persona triste, una persona malinconica, e però molto capace del motteggio, molto capace di inventare battute, eccetera, per cui ricercato dagli amici per questa ragione, però sostanzialmente un uomo triste, no? Malinconico. Questo è intitolato «Er viatico dell'antra notte». Il viatico sapete più o meno che cos'è, no? È quando viene portato l'Eucaristia ai malati, agli infermi, eccetera, eccetera. Ora, questo, in questo caso c'aveva tutta una cerimonia, no? Che veniva fatta, soltanto che stavolta capita de notte e Gregorio sta a ronfare, insomma, no? E quindi in certo qual modo c'è una reazione un po' particolare. E questa voce ce la racconta questo episodio, no? Quindi il viatico dell'antra notte. Notte addietro, al quartier della Reale de San Pietro, le 100 sentinelle strillorno allarme! E allo strillà de quelle e tammuro batté la generale. Pense der papa, butta l'urinale in camice, sinno con le cefrelle va li vetri. E che vede Raffaele? Passa in mezzo a due torce il principale, cioè Dio. Col naso mezzo drento e mezzo fora, che tanto insina qui lui ci si rischia, fa allora e bugerà proprio a quest'ora. Povero frate, è tanto scagarcione che se una rondinella passa e fischia la via per una palla di cannone. Quindi, diciamo, si è spaventato e ha inveito contro il principale, addirittura se l'è presa contro Dio. Stiamo avviandoci verso gli ultimi dedicati al Papa, uno di questi è la cucina del Papa. E il parlante è parente di uno che lavora in questa cucina e quindi ha modo di vederla. Con la cosa che il coco me compare, ma forzuto fa vedere stamattina la cucina santissima. Cucina, che cucina? Hai da di porto de mare, pile, marmitte, padelle, callare, cosciotti de vitella e de vaccina, polli, ova, latte, pesce, erbe porcina, caccia e ogni sorta de vivanne rare. Dico prosi da lei, sor Padre Santo, dice, e poi non hai visto la dispensa, che de grazia di Dio ce n'è altrettanto. Dico, scusate, povero fiolo, ma c'è a pranzo con lui qualche eminenza? No, dice, il Papa magna sempre solo. E nonostante questo che dice del Papa e della sua cucina, eccetera, quando poi Gregorio XVI, che tanti spunti gli aveva dato, muore e viene il Papa nuovo, viene Pio IX, no? Quindi anche guardato con qualche speranza, sulle prime perlomeno, no? Dal Belli, il popolano reagisce in questa maniera che non ci aspetteremmo, no? E infatti il Papa nuovo si chiama questo qua, no? Dice, che ce faressi? È un gusto mio, fratello. Sui gusti, lo sai, non ce se sputa. Sto papa che c'è mo ride, saluta,
è giovane, è alla mano, è buono, è bello, è puro, è il genio mio, se non si muta, sta più per papa morto, poverello. Non fu santo, dopo aver messo in castello senza pietà quella genia fottuta. Qui c'è un bel reazionario, no? La genia fottuta sono i liberali. Poi, ve pare da papa a sto paese er da contro a prelati e a cardinali e l'uscì a piede e risecà le spese. Sembra papa attuale. Guarda la sua cucina e il refettorio, so proprio un pianto. Ah, quelli bravi sciali, quelle belle magnate di Gregorio. Quindi, lo stesso popolare dice, ma che è sta miseria qui, ma che non si può andare avanti così, no? E allora io mi fermo qui per quello che riguarda i sonetti dedicati al Papa, se no dovremmo andare avanti, eccetera. Arriviamo a delle conclusioni, cioè tutto quello che abbiamo letto, che cosa ci fa vedere? Ci fa vedere come la Chiesa a quell'epoca sostanzialmente fosse un grande spettacolo, fosse una grande, diciamo, opera che doveva colpire anche la immaginazione. E allora non possiamo leggere uno dei sonetti che è tra i più famosi, diciamo così, del Belli, dove un canto di cappella diventa lo spunto per un commento di un popolano. Il sonetto a cui alludo è Er Miserere della Settimana Santa, che insomma immagino che conosciate anche perché è quello che viene sempre letto in genere, no? Sapete che il Miserere della Settimana Santa veniva cantato per un coro, una cappella Sistina, per un coro di sole voci, quindi senza alcun accompagnamento, ed era qualcosa di invidiato, no? Roma da tutte le altre cappelle europee, eccetera, perché soltanto questi cantori erano in grado di fare. E così il popolano sfruttato, miserevole, cioè, però. Quando va a sentire queste cose, ha un moto di sovranismo in qualche modo, no? Si ringalluzzisce e è orgoglioso di questa cosa che c'è. Poi dopo parte completamente per la tangente, no? Allora, Er Miserere della Settimana Santa. Tutti gli ingresi de Piazza de Spagna non hanno altro che dirsi, che piacere. E de sentì in San Pietro Er Miserere che nessun strumento l'accompagna. De fatti cazzo, in nella Gran Bretagna e in nell'antre cappelle forestiere, chissà di come a Roma in ste 3 sere, Miserere mei Deo sicun non magna. Oggi sur magna ci sono stati un'ora. E cantata così sangue dell'ua, quer magna è una parola che innamora. Prima l'ha detta un musico, poi due, poi tre, poi quattro. E tutto il coro allora gli ha dato giù, misericordiam tua. Quindi vedete che il sonetto parte completamente, il magna, popolano sente magna, magna misericordia e evoca la cucina del Papa, gli torna in mente praticamente, no? E quindi va bene. Legato a questo sonetto, ma di intonazione un po' diversa, si parla sempre di cappelle, non più del coro in cappella, ma della messa in cappella. E questo è uno dei sonetti, diciamo, secondo me più alti, più grandi, perché è una sintesi straordinaria di quello che era appunto lo Stato, di quello che era Roma in quell'epoca, no? È una sintesi della decrepitezza, della fissità, della immobilità, diciamo, della morte, no? La morte poi vediamo che nel Belli c'ha una presenza, diciamo, vastissima. Questo si chiama le cappelle papale, dove papale è plurale di papali, perché a Roma si dice le mane, non si dice le mani, no? E qui si dice papale e non papali.
le cappelle papale. La cappella papale che è successa domenica passata alla Sistina, per tutta la Quaresima è lì stessa come è stata domenica mattina. Sempre il Papa vi è fora in portantina, sempre qualche eminenza canta messa, e quello che più a tutti gli interessa c'è sempre la supredica latina. I cardinali ci stanno arricorti col barbozzo inchiodato sul breviario come tanti cadaveri dei morti, e non ve danno più segno di vita finché non gli si accosta il caudatario a dirgli: eminentissimo, è finita. È finita la messa, ma è finito tutto, insomma, no? Notate quel reiterarsi del sempre, sempre qualche eminenza canta messa, sempre il Papa. Quindi questa ripetitività inesorabile, no? Che è uno dei più alti, secondo me. E detto ciò, la conclusione non può essere che quella di un altro famoso sonetto che esprime proprio il valore che attribuisce alla religione un altro popolano. Però non so, io adesso non vi do interpretazioni, ognuno se lo sente come vuole, però in molti di queste voci popolari io ci trovo una notevole vicinanza, no? Sono strumenti di critica e non oggetti di critica in qualche modo. Questa è una valutazione di tutta la religione di quell'epoca, la religione del tempo nostro. Dopodiché passiamo alle interpretazioni belliane della Bibbia, i sonetti sull'Antico Testamento e sul Nuovo Testamento, cioè su come la Bibbia del Belli è uno dei libri che stanno là, come il popolano vede tanti episodi della Bibbia. Questa è la religione del tempo nostro. Che religione! È religione questa! Tutta quanta oramai la religione consiste in sinfonie, genuflessione, segni de croce, fittucci alla vesta, cappelli in mano, ceneraccio in testa, pesci da taglio, razzi, precisione, bussolette, Madonna ogni cantone, cene in punta d'orologio, ozio de festa, scampanate, sbaciucchi, picchiapetti, parme, reliquie, medaglie, abitini, corone, acqua, santiere e moccoletti. E trattanto il Vangelo, frater caro, fra un diluvio de smorfi e bellinchini, è un libro da appeso al salumaro, per usarlo, per incartare, diciamo, i vari involti. Ve ne leggo qualcun'altra, se avete ancora pazienza, se volete fare un break, non so, ditemi voi. E queste sono quelle, appunto, sulla Bibbia. E naturalmente cominciamo allora da ab imis, dall'origine, dalla creazione del mondo, no? Dove questo che Gibellini, lo studioso più autorevole in questo momento, ha chiamato il pop biblista, no? Cioè il biblista popolare, vede questo evento raccontato nella Genesi in una maniera quasi, diciamo, ereticale per certi versi, no? Vedrete voi stessi, cioè c'è un Dio che appare un po' come Cocomeraro, un Dio come Pastaio, un Dio come Cocomeraro, insomma, un Dio poi soprattutto, vedrete, alla fine, abbastanza dispettoso, per non dire maligno, per non dire cattivo nei confronti degli uomini, no? E un Dio che viene spessissimo sostituito con Gesù Cristo, no? Stessa cosa, non c'è differenza praticamente. Infatti dice così il biblista, dice: l'anno che Gesù Cristo impastò il mondo, che per impastarlo già c'era la pasta, verde lo forse fa, grosso e ridonno,
all'uso d'encocomero de tasta. Fece un sole, una luna e un mappamonto. E delle stelle poi di nagatasta, su uccelli, bestie in mezzo e pesci in fondo. Piantò le piante e dopo disse, ah basta. Ma scordavo di dire che creò l'uomo e con l'uomo la donna, Adamo ed Eva. E gli proibì de non toccaglie un pomo. Ma appena che magnà le bevituti, strillò per Dio con quanta voce aveva, omini d'Aviani, siete fottuti! E questo è il peccato originale. Rimaniamo in questo ambito in cui c'è un altro popolano il quale a un certo punto dice sì, per carità, Caino è un po' disgraziato, non voglio dire ammazzare fratello, però c'è un però, come vedete, no? Siete di Roma, quindi sapete tutti che taglia che rosso a Roma significa decidete a comprare sto cocomero, dai, è buono adesso, insomma, no? Quindi è una incitazione, un incitamento, diciamo, all'azione, no? E questo si trova proprio Caino. Non difendo Caino, io sor dottore, che lo so più di voi chi fu Caino. Dico per di che qualche volta il vino può accecare l'uomo e sbarattaglia il cuore. Capischio pure che quanta un tortore e accoppacce un fratello piccinino pare una buona grazia da burino, un carcio farso di cattivo odore. Ma quel vede che il Dio sempre al sumele e alle surape gli sputava addosso, e no al latte e alle pecore da bele, a un uomo come a noi, de carne e d'osso, aveva assai dai nacitigli arfele. E allora, amico mio, taglia, che rosso! Un po' d'acqua. Allora, poi ce ne stanno altri su Caino, ma insomma basta uno, dai. Questo invece è un sonetto nel quale si parla sempre della Bibbia, ma si comincia a intrecciare un altro tema, il tema erotico, il tema sessuale. In questo caso dovremmo dire omosessuale. Ed è la interpretazione dell'episodio di Lot, Sodoma e Gomorra, ricordate, siete presenti? Io siccome so che voi non lo ricordate, ho portato qui il passo della Bibbia e così vi faccio vedere il passo e come lo interpreta lui. Genesi 19, 1-26. I due angeli arrivarono a Sodoma sul far della sera, mentre Lot stava seduto alla porta di Sodoma. Non appena li ebbe visti, Lot si alzò, andò loro incontro e si prostrò con la faccia a terra e disse: «Miei signori, venite in casa del vostro servo, vi passerete la notte, vi laverete i piedi e poi domattina, per tempo, ve ne andrete per la vostra strada». Quelli risposero: «No, passeremo la notte sulla piazza», ma egli insistette tanto che vennero da lui ed entrarono nella sua casa. Egli preparò per loro un banchetto, fece cuocere gli azimi e così mangiarono. Non si erano ancora coricati quando ecco gli uomini della città, cioè gli abitanti di Sodoma, si affollarono intorno alla casa, giovani e vecchi, tutto il popolo al completo. Chiamarono Lot e gli dissero: «Dove sono quegli uomini che sono entrati da te questa notte? Falli uscire da noi perché possiamo conoscerli». Biblicamente conoscerli, non volevano fare la conoscenza pura e semplice. Ecco come il popolano biblista rilegge questo episodio. Lo sbordone sarebbe la sacca, insomma, da viaggio, no? Corso bravo sbordone a mani manca, due pellegrini, a Orde e Maria, cercavano
dove era l'osteria, per cui uno c'aveva male in una cianca. Ci si incontra il Zorlotte e gli spalanca il portone, dicendo: a casa mia! E quelli gli risposero: per via ti mani sarei fio dell'oca bianca. Quelli erano due angeli, fratello, che al vederli passarli, i morrini, sa sentinno drizza tutti l'uccello, e arrivorno a gridare a fide mulo: Lotte, manne c'è giù i pellegrini che ci servono a noi per dargli in culo! Quindi vedete che qui la Bibbia si mescola, diciamo, un po', no? Con altre cose. E veniamo a due sonetti che costituiscono, passiamo dall'Antico Testamento, si potrebbe rimanere ancora parecchio, ma insomma non voglio abusare, vediamo pure l'ora che si è fatta. Antico Testamento, passiamo al Nuovo Testamento, e qui in prima posizione c'è la Madonna. La Madonna alla quale viene annunziato il fatto nel Vangelo mi pare che venga annunciato che sarà incinta, qui invece cambia e gli si dice che è già incinta praticamente. Quindi uno di questi due sonetti è l'Annunziata e l'altro è lo sposalizio della Madonna. Per quello che riguarda il secondo, lo sposalizio della Madonna, ve lo dico prima così poi li leggo tutte e due di seguito, quando si tratta di trovare uno sposo, uno sposo come dicono nel dialetto romanesco con la O stretta, sposo, per la Madonna si cerca un segno, e questo segno è che fra tutti quelli del paese che interverranno con i loro bastoni, quello a cui il bastone fiorirà sarà prescelto e diventerà lo sposo di Maria. Allora, vi leggo prima il primo, che è l'Annunziata, quando la Madonna viene trasformata qui in una popolana romana. No? Nel mentre, incipit è bellissimo, nel mentre che la Vergine Maria se magnava un piattino di minestra, l'angelo Grabiello, via via, veniva come un sasso di balestra. Per un vetro sfasciato di finestra gli entrò in casa il curiero del Messia, e con mano, una rama di ginestra prima gli recitò Ave Maria, poi disse: Sora sposa, siete gravida lei, senza saperlo, per premissione di Dio de Pasqua Rosa. Lei allora rispose al Grabiello: Come può essere mai sta simil cosa? Sia non so manco cosa sia l'uccello. Il secondo è lo sposalizio, e quindi è diventata Vergine Annunziata lei, no? Dice: la Santissima Vergine Annunziata, saputo che avrebbe partorito, se diede moto de pia marito, per fa almeno quel figlio maritata. E non stiede a badare tanto al partito, ma alla prima occasione capitata. Ah no, scusate, verso. E non stiede a badare tanto al partito perché già la panzetta era gonfiata. Ma la prima occasione capitata stese la mano e fu tutto finito. Su questo viacciarla la gente sciocca. Dice: poteva sposa quello che non facessi bava dalla bocca. Non dicono però che al vecchierello, accanto a quel pezzetto de paciocca, gli rifiorì la punta al bastoncello. Va bene. Allora, io direi che vista l'ora, queste qui le saltiamo, perché se no non riusciamo. Ci avete ancora un po' di pazienza? Ce la fate? Sì. Sì, vabbè. Allora, queste qui le mettiamo da parte, casomai se ci avanza tempo poi le leggiamo sullo stesso argomento e passiamo almeno alla seconda. Alla terza lo so che ci rimanete perché ci sono le cose zozze, quindi insomma sicuramente. Allora, questi sono i testi in cui si parla
in cui ci sono voci dei vari parlanti, dei vari locutori popolani, eccetera, e sono, come vi dicevo prima, questo popolo, questa verità sfacciata, no? Del Belli, sono voci di popolo che, con le quali noi sentiamo che il poeta in qualche modo è vicino, è consentaneo in qualche misura, e invece voci di una moralità assai precaria, insomma, no? Per cui poi c'è la violenza, per cui poi c'è la sopraffazione, insomma, ci sono tanti aspetti negativi che Belli insomma, mette in evidenza con molta, come abbiamo detto prima. Questo è il primo che introduce tutta questa serie, è uno dei più famosi e si chiama I due generi umani, dove diciamo la differenziazione di classe diventa addirittura genere umano, che ha in questo sonetto la avallo, oggi si direbbe avallo, all'avallo, diciamo così, addirittura di Cristo, cioè questa divisione in classi, questa divisione in due generi umani è addirittura sanzionata da Cristo, quindi come tale non è assolutamente mutabile, non è assolutamente modificabile, no? Poi vedremo che invece Cristo, per dire della contraddittorietà di questi sonetti, che qui è visto come, come sanzionatore, diciamo, di questa condizione, in un altro sonetto viene visto invece come vindice, come vendicatore della plebe. Quindi c'è veramente una polifonia straordinaria in queste voci che ascoltiamo. I due generi umani. Noi, Sasà, armonno siamo usciti fuori impastati de merda e de monnezza. Merito, decoro e la grandezza so tutta marcanzia degli signori. A sua eccellenza, a sua maestà, a sua artezza, fumi, patacche, titoli e splendori. E a noi altri, artigiani e servitori, e il bastone, l'imbasto e la capezza. Cristo creò le case e i palazzi per principe, il marchese e il cavaliere. E la terra per noi, facce dei cazzi. E quando morse in croce, ebbe il pensiere de sparge bontà sua fra tanti strazi per quelli il sangue e per noi altri il siere. Quindi vedete che il siere, che è la qualità più scadente del sangue, va a noi altri e a quell'altri invece. Invece quest'altro sonetto in cui si parla dei cavalieri, quindi una categoria di potenti, Gesù Cristo diventa il vendicatore, come vi dicevo, e fa riferimento all'uso da parte del potere, quindi del papato, eccetera, di nominare, di dare cavalierati a destra e a manca per creare consenso, evidentemente, no? E a voi, da bravi cavalieri ieri, cavalieri oggi e cavalieri domani, e sempre cavalieri, e i sovrani non sanno altro che fa che cavalieri, preti, ladri, ufficiali, camerieri, tutti con le crocette ai pastrani, e oramai si le chiedono li cani, dico che gliele danno volentieri. Si incavaliera mo qualunque vizio, voglio ride però, con tanto sguazzo dei cavalieri nel giorno del giudizio, quando che Gesù Cristo alzando il braccio dirà: signori cavalier del cazzo, ricagate ste croce e all'infernaccio. Quest'altra, a proposito di ingiustizie sociali, queste sono due bellissime. Una è un artigiano, un fabbro, che espone la sua condizione. E l'altra è un sonetto che ci dà una visione della guerra e di quello che è la guerra per chi la promuove e per chi la subisce. E sono due vertici, secondo me. Allora, il primo è
Ferraro. Per mantenere mia moglie e due sorelle e quattro figli, io so che a sta cucina comincio con le stelle la mattina e finisco la sera con le stelle. E quando ho messo a risico la pelle e non mi reggo più sopra la schiena, cosa ho buscato? Arsommo una trentina di baiocchi da impiccere le budelle. Ecco il mio discorso a Sor Vincenzo, quel chittante che niente, è una commedia che mi danno ogni volta che ci penso, come di che io tu sudi il sangue tuo e tra tanto un sovrano su una sedia con schizzi di penna è tutto suo. Notate gli schizzi di penna e ricordate la diffidenza di Renzo per la scrittura, per il latinorum, eccetera. Cioè, la scrittura e il latino, poi in particolare, sono sentiti dal popolo come gli strumenti della sopraffazione. Quest'altro invece che vi dicevo sulla guerra è i soldati buoni. Subito che un sovrano della terra crede che un antro gli abbi tocco un fico, dice al popolo suo: tu sei nimico del tale o del tale, fagli la guerra. E il popolo, per sfuggire alla galera e qualcantra grazietta che non dico, pia lo schioppo e viaggia come un prico che spedischino in Francia o in Inghilterra. Così, per i crapicci di una corte, ste pecore ritornano alla stalla con mezza testa e con le gambe storte. E con le vite scesa giù a palla, come quella puttana della morte non venissi da lei senza cercarla. Questo è un po' triste. Allora, non soltanto giustizie sociali, non soltanto, oppure diciamo anche giustizie sociali, ma viste da un'altra prospettiva. Questo è anche uno dei più famosi e qui i toni, diciamo, si fanno meno duri, si fanno meno aspri, meno tesi. Ma molto delicati. Belli è capace come Dante di passare dal registro forte, dal registro alto, dal registro sonoro, gridato, ai registri più sommessi, più delicati, eccetera. Questo è intitolato La Bona Famiglia, un interno familiare, povero, misero. Belli ebbe nella sua vita l'esperienza della miseria, no? La vita di Belli è una vita molto tormentata. L'unico periodo, diciamo, felice fu quello del matrimonio con Maria Conti, nella quale godette di una buona situazione. Quindi sono proprio gli anni in cui scrive questi sonetti, no? Gli anni dal 1816 fino al 1837, ma prima e dopo sperimentò direttamente la miseria, le umiliazioni, e quindi quando mette in scena questi popolani parla di qualche cosa che, insomma, ha sperimentato. Questo è un sonetto che mostra la miseria, sì, ma la mostra con un atteggiamento, diciamo, tutto sommato abbastanza temperato. La Bona Famiglia. Mi nonna, a un'or de notte che è viettata, se leva da filà, povera vecchia, ci attizza un carboncello, ci apparecchia, e mangiamo due fronne d'insalata. Qualche volta se famo una frittata, che si la metti al lume, ci si specchia come fossi attraverso un'orecchia. Quattro noci e la cena è terminata. Poi, nel mentre che io, tata e Crementina, seguitamo un par d'ora di sgoccetto, lei sparecchia e a risetta la cucina. E appena vista il fondo al bucaletto,
una visciatina, una serveleggina e in santa pace se la andiamo a letto. Quest'altra è sullo stesso argomento, ma non c'è, diciamo, notate l'accostamento abbastanza irriverente tra pisciatina e salvereggina, insomma. Quest'altra invece è per voce femminile, quindi io mi sforzerò in qualche modo di renderlo, ed è una mamma, una madre che parla, è uno di quelli, diciamo, patetici, ma non ci sono, secondo me, sbavature, perché riesce miracolosamente a rimanere, diciamo, entro i limiti. E dice così la mamma: quiete, creature mie, statevi quiete, sì, fi zitti, che mommo viettata. O vergine del pianto addolorata, provvedetemi voi che lo potete. No, viscere mie care, non piagnete, non me fate morire così accurata. Lui qualche cosa l'averà buscata, e pieremo il pane, e mangerete. Sì, capissi per bene che ve voglio. Che dichi, Peppe? Non vuoi sta all'oscuro? Fio, com'ho da farsi, non c'è olio. E tu, Lalla, che hai, povera Lalla, hai freddo? Ebbene, non mettete lì al muro. Vien in braccio a mamma tua, che ti riscalla. Oh, qui ci abbiamo, invece, passiamo a un tono completamente diverso dopo questo momento così, questa pausa, e ci abbiamo due sonetti che io ho messo in collegamento, anche se poi non c'hanno nessun collegamento, ma c'è un collegamento di tema, ma il Belli non dette nessun ordinamento alla sua raccolta, no? Sono, l'unico criterio è l'ordine cronologico. Quando siete arrivati alzate la mano e io mi fermo, in qualsiasi momento. Però siccome so che aspettate quelli lì, allora vado avanti. Allora, questa si chiama l'educazione, cioè l'educazione, cioè il pedagogismo della Roma di quel tempo. E l'altro sonetto invece è uno dei vertici belliani e si chiama Chi cerca trova, ed è il frutto della educazione che il tata, ormai lo sapete, il padre, dà al figlio, no? Ecco i precetti che trasmette al figlio il padre. Fio, non ribarta mai tata tua. Abbada a te, non te fa mette sotto. Se qualcuno te via dà un cazzotto, lì callo callo, tu dagliene due. Se poi qualcantro porcaccio da ua te ci facessi un po' de predicotto, die d'este ragione io me ne fotto, ognuno pensi ali fattacci sua. Quando giughi un bucale a morra o a boccia, bevi, fio, e a sta gente bugiarona non gliene fare sta manco una goccia. D'essere cristiano è pure cosa buona, per questo hai da portare sempre in saccoccia il coltello arrotato e la corona. Questo deve aver letto Salvini, immagino, una cosa del genere, perché questa sorta di, diciamo, di machiavellismo un po', no? Coltello, forza, golpe, lione, praticamente, no? E allora se i principi pedagogici sono questi, ecco il frutto. Chi cerca trova, vi ricordate in Manzoni, no? La scena del duello tra Ludovico e il nobile che non gli vuol cedere il passo, l'uccisione, eccetera, e poi tutta la gente che si affastella intorno, eccetera, e siccome conosce quel prepotente, tra i vari commenti c'è uno che dice chi cerca trova, cioè è andata a cercare e l'ha trovata. E questo è il titolo che viene preso dall'amato Manzoni, no? Il Belli conobbe in una parentesi di viaggio a Milano, a Manzoni, e lesse I Promessi Sposi con grande gioia, con grande piacere, e lo definì il primo libro del mondo, quindi era un grande stimatore, diciamo così, del Manzoni, no? E in questo sonetto c'è proprio una sorta quasi di duello omerico, no? Trasferito però a Borgo Pio, trasferito, un duello borghigiano proprio, no? Che viene raccontato da
dal vincitore, naturalmente, no? Che presenta le cose come le vede lui, no? E dice così: chi cerca trova. Se l'è forzuta lui dunque, sudanno. Io me ne andavo giù per fatto mio. Quando ecco che l'incontro gli fo addio, lui passa e mi risponde coglionando. Dico, e viver cornuto? Er sor Orlando, ne testimonio tutto, borgo pio strilla, a carogna, impara chi so io, e torna indietro poi come un tiranno, come io lo vedde, col coltello in arto, con la spuma alla bocca e l'occhi rossi cure ma addosso, per venire all'assarto, mi impostai con un sercio e non mi mossi. Gli feci fa tre altri passi e al quarto lo presi in fronte e gli scrocchiò l'ossi. Ha messo in pratica praticamente gli insegnamenti. Dunque, sono le 12:20, quindi io a questo punto salterei qualche cosa. Ecco, questo forse mi preme dirvelo perché siamo in una biblioteca e quindi può fare pubblicità alla biblioteca. Frutto di questa educazione, eccetera, è anche la propensione per i libri, l'attenzione per i libri propria di questi popolani, diciamo. Però questo è un po' ambiguo, vedrete, capirete che non si capisce bene se qui venga messo in ridicolo il popolano o venga messo in ridicolo chi è il responsabile di questa condizione. Vi leggo a proposito di questo, prima di leggervi il sonetto, un pezzettino dell'enciclica Mirari Vos di Gregorio XVI, a proposito dei libri. E dice: a questo fine è diretta quella pessima, né mai abbastanza esecrata ed aborrita libertà della stampa nel divulgare scritti di qualunque genere, libertà che taluni osano invocare e promuovere con tanto clamore. Inorridiamo, venerabili fratelli, nell'osservare quale stravaganza di dottrine ci opprime, o piuttosto quale portentosa mostruosità di errori si spargono e disseminano per ogni dove con quella sterminata moltitudine di libri, di opuscoli di scritti, piccoli certamente di mole, ma grandissimi per malizia, dei quali vediamo con le lacrime agli occhi uscire la maledizione ad inondare tutta la faccia della terra. Questo diceva Gregorio XVI. E il popolano, in qualche modo, al mercato di Piazza Navona reagisce così, no? Che mercordì al mercato, gente mia, cesino ferravecchi, scatolari, rigattieri, spazzini, bicchierari, stracciaroli e tant'altre mercanzie. Non c'è niente da dire. Ma ste scanzie da libri e sti libracci e sti librari che ci vengono a fare? Cosa ci impari da tanti libri e tante librarie? Tu pian libro a panza vuota e dopo che l'hai tenuto per qualcora in mano, dimmi se hai fame o se hai mangiato troppo. Che predicava la missione il prete? I libri non son roba da cristiani, figli, per carità, non li leggete! E molti hanno seguito questo consiglio. È un'ora, quant'è che siamo? Un'oretta circa? Andiamo verso la fine? Chiudiamo? No, più che altro per te. No, no, io sto bene, se volete io posso... No, no, noi siamo qui. Ah, va bene, come volete. Non parlate per te, io so che la capacità di anche di fronte al Padre Eterno, insomma, dopo un'ora e un quarto, non so. Vabbè, vi faccio quest'altro esempio che è carino, sul modo, è un po' politically incorrect, non corretto, no? Quindi
le signore, diciamo, lo avranno un po'. Ed è intitolato La Minora, La Minora, La Mia Nora, La Mia Nuora, ed è la polemica contro le femmes savantes, contro la cultura delle donne, le donne che si vogliono istruire, che vogliono leggere, eccetera, no? Che hanno queste pretese addirittura, no? E sto popolano non ne può più, insomma, no? E quindi si esprime così, parlando del figlio che ha sposato una di queste. E dice, mi figlio, sì, quell'animaccia fessa, che fu poscritto e andò alla gran armata, è tornato ufficiale e ha riportata a secca un po' una moglie dottoressa. Sì, tu la senti, è un libro che interessa, gira la terra, la luna è abitata, il tale ha scritto un'opera stampata, l'Atalantra è una brava poetessa, fu somo bugiarà, ma una sciacquetta a Davianiccia smuove gli sbavigli a furia dei bracci e paroloni. Fili, fili, lavori la garzetta, badi a casa sua, facci li fili, allatti e non ci scocci li coglioni. Vabbè. Questo è carino perché è una idea del lavoro abbastanza in contrapposizione con le teorie stacanovistiche e, diciamo, anche liberistiche in qualche modo, no? È una visione del lavoro, come dire, tipicamente romana o romanesca, no? È intitolato Il Lavoro. Non voglio lavorare, cosa vedole? Per sta vita non mi ci sento nato, non voglio lavorare. Ma so spiegato? O bisogna sprecarci altre parole? A digiuno so fiacco de staiole, e dopo che ho bevuto e che ho mangiato tutto il mi gusto, è de sta lì, sdraiato, su quel murello che c'è batte il sole. Quando che fussi durce la fatica, lavoriano per sé tanti predoni che gli punci capeggio dell'ortiga. Va a paradiso se ci sono minchioni. Le sante ci se grattano la figa e li santi l'uccello e li coglioni. Va bene, allora, questo ve lo voglio leggere perché è uno dei pochi sonetti che ho scoperto l'altro giorno, perché poi il bello del belli è che ti puoi mettere a navigare, come si dice oggi, in mezzo ai sonetti e c'è qualche scoperta la fai sempre, insomma, no? Perché, ripeto, sono 32.000 versi, no? C'è anche molto di, non dico mediocre perché insomma di modesto, ma insomma c'è sempre qualche scoperta. E questa è bellissima perché è anch'essa per voce femminile, ma ecco, bisogna pensarci quando si pensa a quelle altre un po' più terribili. È semplicissima e dice così, er tempo buono. Una giornata come stamattina, senti, è un gran pezzo che non si è più data. Ah, bene mio, te senti arifiatata, te sopra il core e non sta più in cantina. Tutta la volta del cielo turchina, l'aria odora che pare imbarzimata, che delizia, che bella mattinata. Proprio te dice cammina, cammina. N'avemo avute delle giornate tetre, ma oggi se può dire una primavera, guarda che sole va, spacca le pietre. A malappena che ho cacciato il viso dalla finestra, ho fatto stamattina, ah che tempo, è un cristallo, è un paradiso. Vabbè, allora questi li saltiamo. E andiamo a Carnevale e Quaresima, così poi ci congediamo. Io qui li ho raggruppati tre per tre, qui ci abbiamo cose forti. Qui ci sono dei bambini. Bambini? Ah, sì, è vero.
hanno solo 40 anni. Qui abbiamo cose forti che io ho accostato in gruppi di tre a invece quelli che sono i sonetti più pessimistici, leopardiani, direi anche oltre dei leopardi del Belli. E con questo chiudiamo. Sono in tutto una quarantina, quanti ne avremo letti? Una quarantina in giornata di sonetti su oltre 2000, quindi insomma sono una percentuale. Tu me la puoi adesso. Allora, tra questi sonetti di questo carattere, presentiamo il primo, che si chiama L'Incrinazione, cioè l'inclinazione temperamentale. E c'è questo tipo che magnifica le sue prestazioni e le sue inclinazioni, appunto, e dice: sentime, dopo il Papa e dopo il Dio, quel che me sta più a cuore, Antonio, è il pelo. Per questo qua non so negate che io rinnegheria la luce del Vangelo. Qui la luce del Vangelo la rinnega il Papa e Dio no, alla luce del Vangelo sì. E sì, de donne, corpo d'un giudio, n'avessi quante stelle che son cielo, basta fossino belle, Antonio mio, le vorria fare sta tutte de gelo. Tratanto, o per amore o per inganno, de quelle che ho scopato e tutte belle, ecco il conto che fossino a quest'anno. 36 maritate, 8 zitelle, 10 vedove, e l'altre che vieranno stanno in mente da Dio. Chi possa dirlo? Questo è uno dei vertici di Belli, è intitolato Le Incicciature. Ciccio e Ciccia sarebbero l'uccellino e l'uccellina, e quindi sarebbero metaforicamente quello che a cui avete subito pensato. Per cui le incisciature sono l'incontro dell'uno e dell'altra, e scopate, insomma, gli amplessi, diciamolo in maniera un po' più... gli amplessi. Ed è tutto costruito, questo sonetto, su onomatopee, su espressioni di cui il significato si capisce, ma non proprio letteralmente, però si capisce tutto quanto. L'immagine straordinaria è l'immagine finale, che è quasi... espressionistica, no? C'è una metamorfosi finale che è immaginata e quasi inaugurata, e descrive questa esperienza. Che scenufreggi, sciupi, strusci e sciatti, che sonagliera d'inzeppato a secco, ogni botta per crisse annava al recco, soffiamio tutto a due come a due gatti. L'occhio invetriti peggio degli matti, sempre pelo con pelo e becca a becco, vieni non vieni, fa pia, ecco e non ecco, e dagli e spigni in carca e strigni e sbatti. Un po' più che durava stamio grassi, che dopo aver finito il giugarello restassi montontiti come sassi. È un gran guster fregà, ma per godello più a ciccio ce voria che diventassi Giartruda tutta sorca, io tutto uccello. Questo mi piace, eh? Allora, però adesso ve lo correggo con una cosa più delicata, no? Questa è proprio la cosa brutale. Poi invece però c'è anche la delicatezza, questo si chiama Er Segreto. Anche questo sarebbe per voce femminile. Comunque, nel fa l'amore, un goccio di segreto, quanto è gustoso, non potete credere. Più assai del testamento per un erede, più assai degli piselli con l'aneto. Fasse l'occhietto, stuzzicasse il piede, toccasse la manina per dereto, spasseggia per i tetti e per canneto, mentre il prossimo tuo sta in buona fede. Dasse le rigaletti alla sordina, a nascarsi a tastone a mezzanotte, e poi facce l'indiani la mattina. Io vorrei chiedere alle persone dotte per che motivo quel passe e cammina e quelle furberie so così ghiotte.
E qui passiamo invece ai tre, della Thanatos, nella Quaresima, no? Il primo dei quali è la vita dell'uomo, che voi tutti immagino conoscerete, che è peggio che il leopardiano, perché ricorderete che Leopardi con la morte pone fine a qualsiasi sofferenza, invece qui no, c'è una continuazione, un seguito. 9 mesi alla puzza, poi in fasciola, tra sbaciucchi, lattime e lacrimoni, poi per laccio, in crino, in vesticciola, col torcolo e l'imbraghe per garzoni. Poi comincia il tormento della scuola, la becce, le frustate, i geloni, la rosalia, la cacca, la sediola, con un po' di scarlattina e vermiglioni. Poi vi è l'arte, il digiuno, la fatica, la pigione, le carceri, il governo, l'ospedale, i debiti, la fica, il sol d'estate e la neve d'inverno, e per ultimo, e Dio ci benedica, vi è la morte, e finisce con l'inferno. Quindi è la sequenza di tutti i mali. Notate che qui tra i mali è anche indicato quello, insomma, no? Che non a caso nel sonetto, sapete che Belli compose 2 sonetti che io però non vi leggo, tra la descrizione dei vari modi di definire il membro virile rispettivamente femminile, e tra quelli femminili l'ultimo c'era la sepoltura. Sepoltura, quindi il fatto che qui la figa sia in mezzo a una sequenza di mali, diciamo così, è abbastanza significativo. Dopo la vita dell'uomo, che come vedete finisce con l'inferno, quindi non finisce bene, no? Con la morte, ce n'è uno che è anche famosissimo ed è intitolato non a caso La morte con la coda. Qua non se ne esce, o semo giacobini o credemo la legge del Signore. Se ci credemo, omminenti o paini, la morte è un passo che vegela il core, se cura le commedie, ali festini, se va per l'osterie, se fa l'amore, se trafica, se impozzano quattrini, se fa d'ogni erba un fascio e poi se muore. E dopo? Dopo vengono i guai, dopo c'è l'antra vita, un altro mondo che dura sempre e non finisce mai. È un pensiero quermai che me squinterna, è puro bene o male, o a galla o a forno, sta gana eternità deve essere eterna. E per aprire uno spiraglio di speranza, vi leggo l'ultima della terna e poi passiamo a quell'altra, eccetera, e poi ci andiamo. Questa pure è famosa ed è il caffettiere Fisolofo, non filosofo, Fisolofo, che paragona gli uomini di sto mondo ai quelli che lui chiama i vaghi de caffè, cioè ai chicchi del caffè. E dice così: l'uomini de sto mondo sono gli stesso che vaghi de caffè nel macinino, uno prima, uno dopo e l'altro appresso, tutti quanti però vanno a un destino. Spesso mutano sito e caccia spesso il vago grosso, il vago piccinino, e si incarzano tutti in sull'ingresso del ferro che li sfragna in polverino. E l'omini è così, vive nel mondo misticati per mano della sorte che se li gira tutti intorno, intorno, e muovendosi ognuno o piano o forte, senza capirlo mai,
cale in affonno per cascare la gola della morte. Vi siete tirati su? Eravate preparati. E allora Santaccia de Piazza Montanara. Questa bisogna leggerla. Piazza Montanara era grosso modo il foro boario, siamo sempre nel campo vaccino, e questa Santaccia di Piazza Montanara vi svolgeva la professione. Però era una generosa. Santaccia era una dama de corneto da toccare per rispetto con i guanti. E più che fussi de castagno o abeto, lei sapeva dal resto a tutti quanti. Piava i burrini più screpanti, a quattro, con un suo segreto. Lei stava in piede e quelli, uno davanti, faceva il fatto suo e uno de reto. Tra tanto lei, per contentar villano, a corno pistola e a corno vangelo, ne sbrigava altri due, uno per mano. E per far tutti poi i commi del prezzo, dava e soffietto e manichino e pelo, uno per l'altro a un bagliocchetto al pezzo. Quindi c'era una distribuzione, diciamo. Qui invece abbiamo un'altra manifestazione della superstizione, delle tante superstizioni dei popolani, che interpretano in questa maniera un mito dell'antichità, cioè il mito di Ermafrodito, no? Della divinità nata da Hermes, eccetera, eccetera, che congiungeva in sé. E questo è intitolato, con storpiatura naturalmente della parola, Limanfroditi. Limanfroditi so, giacchette preme destillate e il cervello in stant rabbega, so per fattu chiaria de qualche strega, uomini e donne appiccicati insieme. Loro son maschi e femmine medene. E si gli vier crapiccio da nan frega, cazzo e fregna, gli sta a casa e bottega, per da al bisogno e per ricever seme. Sto poté appiccicasse e fa l'amore con chiunque ve capita davanti, non te pare un gran dono del Signore? All'incontrario poi, tanti e poi tanti, gente lecita, onesta e de buon core, non trova una scopa manco i santi. Questa è per voce femminile, ma ci adattiamo. E si intitola Er mostro de natura. Che voi che seguitassi, antre campane ce vonno Sor Mattia per quel batocco. L'ho sentitio che t'era nell'imbocco, ma fregalo per Dio che uccello cane. Fa cosa d'accademmo alle puttane, de sentimbe brucià quando me tocco. Si è tanto al companatico Gerpane, qua siamo alla vigilia di San Rocco. San Rocco era l'ospizio per le donne incinte. No, sentiti d'uccelli in vita mia, ma quando m'entrò un corpo, quel tortore me ce fece strillà Gesù Maria, Madonna mia del Carmine, che errore! Cosa da faccio un sarto e scappa via, ma non me frega più sto monsignore. E siamo quasi alla fine, torniamo a quelli invece di apertura, eccetera. Questo si intitola La Golaccia. La Golaccia significa l'avidità. Quando io vedo la gente de sto mondo, che più ammucchia tesori e più si ingrassa, più ha fame di ricchezze, e va una cassa compagna al mare che non ha bifonno, dico: o mandra dei ciechi, ammassa, ammassa, sturba i giorni tui, perde cer sonno, trafica, impiccia, e poi vi è signor nonno col farcione e te stronca la madassa. La morte sta nascosta nell'orloggi e nessuno può dire domani ancora sentirò batter mezzogiorno d'oggi. Cosa fa il pellegrino poverello? Nell'intraprende un viaggio di qualcuno, porta un pezzo di pane e basta quello.
ancora sulla morte, li morti di Roma. E qui c'è la solita graduatoria, no? I morti di un certo tipo, i morti mediani, i morti elevati e i morti poveracci. C'è una parola qui che si chiama cottivati, dice a un certo punto, cottivati intende valutati, cioè con il cottio, quello che si fa per il mercato del pesce, no? Allora, i morti di Roma, quelli morti che so da mezza tacca, fra tanta gente che se la fa fotte, vanno di giorno, cantando alla stracca, verso la bucia che se la dà ignotte. Quell'altri in cambio che hanno la patacca dei signori e dei fide mignotte, so più ciovili e tengano la cacca de fuggir giorno e de viaggiare de notte. C'è poi una terza sorte di figura, un'altra specie di morti, che cammina senza moccoli e cassa in sepoltura. Quelli semono antri, Crementina, che coltivati a pesce di frittura ci buttano alla mucchia. De Matina. E vabbè. Volete Santaccia de Montanara 2? La vendetta? E poi ci salutiamo? A proposito dunque di Santaccia, che diventava fica da ogni parte, e con l'arma e col santo e con le braccia d'ingabbiava l'uccelli a quarte, è da sapere che un giorno de gran caccia, mentre lei stava esercitando l'arte, un burinello con l'invidia in faccia s'era messa a godessela in disparte. Guardone. Fra tanti uccelli, in irvede un allocco, oh, disse lei, e tu non pianti, Maggio? Bella mia, disse lui, non c'ho erbaiocco. E qui Santaccia, allò, viencela a mette, sceglie d'arbucio e te lo do un soffraggio di quell'anime santa e benedette. Vabbè, ci salutiamo allora con l'ultimo sonetto. Bravissimo. Con l'ultimo sonetto, che è quello che tutti quanti conoscete, che serve in queste circostanze per congedarsi. Però è un sonetto che ha un grandissimo valore ed è il giorno del giudizio. Quattro angioloni con le tromme in bocca si metteranno uno per cantone a sonà. Poi con tanto devocione cominceranno a dire fora chi tocca. Allora virà su una filastrocca di scheletri dalla terra a pecorone per i pià figura di persone come porcini attorno della biocca. E sta biocca sarà Dio benedetto, che ne farà due parte, bianca e nera, una panna in cantina, una sul tetto. All'ultimo uscirà una sonagliera d'angeli e come si sannassi a letto, smorzeranno i lumi e buonasera. Grazie, spero di non aver abusato della vostra pazienza, ce ne avrei un'altra cinquantina, ma alla prossima volta ci può fare un altro incontro. Grazie, grazie, buona giornata a tutti. Arrivederci. Arrivederci, grazie.